Oggi ragazzi prepariamo il pangiallo romano, guardate che meraviglia! Scopriamo l'interno. Wow! E adesso ne assaggio subito un pezzettino. Buonissimo! Allora ragazzi, per preparare il pangiallo romano gli ingredienti sono principalmente quelli che vedete, quindi frutta secca, frutta disidratata, canditi, cioccolato, miele e agrumi. Ammolliamo adesso l'uvetta sultanina, così rimane bella morbida. Adesso, per dare un pochettino più di profumo alla frutta secca, la facciamo tostare all'interno di una pentola. Adesso all'interno di un altro pentolino versiamo il miele. Insaporiamo con scorza di agrumi, quindi arancia e limone. Perfetto ragazzi, abbiamo sciolto bene il miele e insaporito, abbiamo tostato anche la nostra frutta secca, quindi ha un bel profumo. Aggiungiamo del cioccolato fondente, anche se si scioglie non importa, anzi meglio. Aggiungiamo anche dei cedrini, dei canditi, uniamo il nostro miele aromatizzato. Ora ragazzi aggiungiamo l'uvetta ben strizzata dell'acqua di ammollo, se volete potete anche aggiungere un po' di rum all'interno dell'acqua di ammollo, così darà un maggior profumo. Mescoliamo bene bene. Adesso, per amalgamare il tutto, ci mettiamo farina bianca. Adesso il nostro scopo è realizzare dei piccoli panetti, quindi su una spianatoia mettiamo un po' di farina. Potete anche lasciare raffreddare un pochettino l'impasto, se non riuscite a maneggiarlo, perché è comunque caldino. Poi io ho le mani di amianto, quindi ci sono abituata. Facciamo delle palline, le schiacciamo un po', così, e questo è il risultato. Abbiamo ottenuto 8 pangiallo romano. Ma perché si chiama pangiallo? Perché dobbiamo tingere la superficie di giallo, il colore del sole, come buon auspicio di un ritorno rapido alle belle giornate estive. Quindi cosa dobbiamo fare? Accendiamo il fuoco, in un pentolino versiamo un pochino di acqua, giusto un paio di cucchiai di acqua, scaldiamo e tingiamo l'acqua di giallo con lo zafferano. Quindi creiamo una pastella con farina, acqua allo zafferano, un goccino di olio, un cucchiaio di olio in realtà, e mescoliamo. Adesso pennelliamo, vedete la consistenza della nostra pastella come deve essere? Pennelliamo la superficie con la pastella, oppure possiamo direttamente intingere il pangiallo, così. E lo disponiamo su una placca foderata con carta forno. Lasciamo adesso riposare i nostri pangiallo romano per circa un paio d'ore. Dopodiché possiamo infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. Lasciamo poi completamente raffreddare. Questo è il risultato dei nostri bellissimi pangiallo romano, che sono una via di mezzo tra il pan pepato ferrarese e il pan forte di Siena, e anche una specie di fruit cake anglosassone. Vedete, io mi sono già portata avanti, l'ho tagliato, ne ho anche assaggiato un pezzettino, che sono veramente molto molto buoni, energetici, nutrienti, quindi mangiatene un po' per volta e a piccole dosi. Si possono anche preparare con largo anticipo e preparare magari dei piccoli cadeau da donare ai nostri cari in occasione delle feste di Natale. Da Alice My Personal Trainer è tutto e io vi lascio alla prossima video ricetta.